Buongiorno a tutti ragazzi, il mio nome è Deuci, io vi do il benvenuto a questo nuovo video di argomento Pathfinder GDR. Benvenuti a questa nuova review su Ranger, il primo, per ordine meramente casuale, delle nostre classi di combattimento, di combattente leggero, frontline o tank. Per quanto riguarda il Ranger faccio subito una digressione, perché il Ranger è una classe molto interessante dal punto di vista della ecletticità, del proprio adattamento a ciò che lo circonda, sia per quanto riguarda il ruolo, sia per quanto riguarda tutto ciò che è al di fuori del combattimento. Per quanto riguarda quindi il Ranger, possiamo avere tre tipologie di ruolo. In combattimento, parliamo ora di questo, il Ranger ha tre possibili opzioni. La meno fruibile, ma sicuramente quella che viene alla mente subito, è l'Archery Ranger, quindi il ranger che si specializza sul combattimento a distanza. Parleremo un attimo di questo quando vedremo i talenti nel prossimo video. Tuttavia, sappiate già che l'unica cosa che farà ai primi livelli sarà attaccare a distanza, nascondersi e attaccare a distanza, cercare una zona sopraelevata e attaccare a distanza. Immagino voi l'abbiate capito. Quello che farà ai livelli dopo sarà ovviamente andare in una posizione sopraelevata grazie alle proprie caratteristiche di scalatore o di adattamento, lanciare all'attacco il proprio compagno animale o il proprio collega, attendere il momento buono e scoccare una freccia o più frecce in modo da danneggiare gli altri. È una cosa sicuramente più interessante è quella del ranger combattente a due mani, si specializza in forza e farà notevoli danni soprattutto ai suoi nemici storici, impugnando due lame, come se voi avete presente di chi sto parlando, Drizzt, quel elfo drow, quindi elfo scuro, che viaggia per internet a strisce, oppure quell'archetipo più bello, più interessante, che rassomiglia assolutamente, se conoscete il personaggio, ad Aragorn del Signore degli Anelli. Aragorn è un ramingo. Il ranger di cui stiamo parlando è lo Switch Hitter, colui che, grazie a alcuni talenti particolari, riesce ad approfittare di ogni occasione, estraendo la propria arma, necessaria, estraendo l'arma che più la situazione necessita. Quindi dalla doppia arma, dalla grande arma singola, dall'arma e scudo, fino ovviamente all'arco o la balestra. Ora non proseguiamo su questa via, perché ne parleremo sicuramente nel prossimo video, soprattutto con i talenti, ma andiamo un attimo di più a vedere in profondità quello che il nostro ranger è. Ha un dado vita di D10, quindi piuttosto elevato. Poi, per tutto ciò che concerne, quindi, le abilità, ebbene, noi abbiamo una lista delle abilità piuttosto interessante, come esempio cavalcare, nuotare, abbiamo sapienza magica allo stesso modo, abbiamo conoscenze natura, percezione è sicuramente l'abilità più utilizzata, e da notare altrettanto sono i 6 più modificatori di intelligenza, punti abilità per livello, quindi estremamente elevati. Ora andiamo a vedere le competenze, abbiamo tutte le armi semplici e marziali, così come armature leggere medie e gli scudi a parte di torre. Da primo livello, e questa abilità si potenzierà con l'andare in avanti dei livelli, noi andremo a scegliere un nostro nemico, un tipo di creatura, da una determinata tabella, che diventerà il nostro nemico prescelto. Noi prenderemo un bonus di +2 ad alcune abilità, e +2 ai tiri per colpire e ai danni, come bersaglio il nostro nemico prescelto.
Alcuni nemici prescelti possono essere dai draghi agli animali ai vari esterni, quindi umanoidi, orchi, melme o qualunque cosa vi venga in mente. Ebbene, questi nemici dovranno temervi piuttosto che non, perché le vostre capacità in combattimento diventeranno particolarmente accese. Se poi contiamo che con andare avanti dei livelli voi guadagnerete altri nemici prescelti, quindi andrete ad avere uno spettro di azione con bonus similare a quello del paladino. Abbiamo tenere le tracce, in pratica aggiunge metà del proprio livello da ranger a tutti i tiri di abilità su sopravvivenza per individuare le tracce. Empatia selvaggia, che permette di aggiungere il proprio carisma e il livello da ranger in aggiunta ai tiri sulla diplomazia fatte per convincere o comportarsi comunque con animali, può utilizzare allo stesso modo anche l'intelligenza, ma alcuni malus. E abbiamo dal secondo livello al sesto, decimo, quattordicesimo e diciottesimo livello un talento di combattimento bonus. Così, gratuito. Questo detto, voi dovete scegliere già all'inizio, al secondo livello, se specializzarvi in combattimento arciere o in two weapon. Ok? Per quanto riguarda quindi l'arciere, avrete precise shot, point blank shot, far shot e tutto questo. Invece, per il two weapon fighting, avrete estrazione rapida, avete difesa con due armi, contrattacco con due armi e tutto quello che ne consegue. Avrete di terzo livello un altro talento bonus che è Endurance, che permette di aggiungere determinati punteggi ai vostri tiri salvezza. E di terzo livello avrete un terreno preferito, un terreno su cui vi sentite particolarmente abili e in grado di scovare i più grandi misteri, insomma, di svelare comunque questo territorio come vostro familiare, come territorio su cui non avete alcun tipo di paura e indecisione. Quindi prenderete dei bonus all'iniziativa e ad alcuni tiri sulle abilità molto molto particolari. Anche questo bonus, che inizialmente più 2, prenderà una via verso il miglioramento, diventando via via sempre più alto. I territori così prescelti possono essere, ad esempio, il deserto, la giungla, la foresta, così come le melme, le paludi, oppure i territori cittadini per un round. Come potete vedere dalla tabella, che riassume tutta la progressione del nostro ranger, ne abbiamo il bonus attacco base pieno, quindi perfetto. Abbiamo tiri salvezza ottimi perché abbiamo tempra e riflessi a più 2. E quello che potete vedere è che può incantare anche. Quindi possiamo inserire il nostro ranger tra i Geesh. Non è tuttavia la scelta già esatta, poiché ancor meno del paladino farà utilizzo dei propri incantesimi. Per via, come vedrete, della loro costituzione, insomma, quindi dell'essere così un po' situazionali degli incantesimi, sia per la potenza del ranger nelle azioni al di là degli incantesimi, tra combattimento e fuori dal combattimento, quindi phase e scout, importantissima la parola scout. Andando avanti, di quarto livello avrete un legame, il legame del cacciatore. Potrete scegliere un compagno animale, simile a quello del druido, che svolgerà principalmente mansioni di combattimento e ricerca.
quindi anche lui diventerà uno scout, per cui io vi posso consigliare il leopardo. Il leopardo è un ottimo, ottimo compagno. Come dicevamo, i suoi incantesimi sono basati sulla saggezza, sono incantesimi che deve preparare e deve spendere un'ora al giorno per recuperare i propri slot incantesimi. Il suo livello da incantatore è pari a il livello da ranger meno 3, quindi ha un discreto malus per quello che riguarda l'incantatore. 20 livelli vaniglia di ranger danno soltanto incantatore pari 17, quindi tratti come Magical Knack ci permettono di arrivare già di quarto livello ad avere un malus ridotto a meno 1 anziché meno 3. Dal settimo livello avremo Woodland Stride, che ci permette di non subire malus in territori sconnessi o sottoterra, ad esempio. Avremo Tracciatore Rapido, Swift Tracker, che ci permette di ottavo livello di muoverci alla nostra normale velocità utilizzando sopravvivenza per seguire le tracce. Avremo evasione al nono livello, che in pratica ci permette di, se superiamo con successo un tiro sui riflessi contro un attacco, ok, in realtà senza, noi prenderemo metà del danno, ma prendiamo un danno inesistente. In pratica evitiamo totalmente il danno. Avremo Quarry, con un'azione standard può in pratica scegliere di sfidare, di avere un avversario come bersaglio personale per quel tipo di round. Può scegliere di prendere 10, okay, nei tiri per sopravvivenza muovendosi alla velocità normale. Prende più 2 ai tiri per colpire, okay, ai tiri per colpire contro il proprio sfidante, e se dovesse minacciare di critico, il critico è automaticamente confermato. Avremo camuffamento di 12° livello, avremo evasione migliorata del 16° livello. Avremo nascondersi in piena vista di 17° livello, che è ottimo, ci permette appunto di nascondersi sebbene gli altri ci stiano vedendo. Avremo Improved Quarry di 19° livello, che ci permette di prendere 20 e non più 10 utilizzando sopravvivenza, e i nostri bonus aumentano a più 4. Avremo di 20° livello Mastro Cacciatore, in pratica può sempre viaggiare a velocità normale, quindi anche caricare seguendo le tracce. Può, come stazione standard, fare un singolo attacco, effettuare un singolo attacco contro un nemico preferito, ok? Che gli permette, se questo va a segno, di obbligare ad un tiro salvezza sulla tempra l'avversario, per far sì che, se non lo supera, muoia direttamente. Anche se ovviamente la classe di difficoltà non è elevata, perché è 10 più metà del livello da ranger più un modificatore di saggezza. Quindi, tirando un po' le somme, le nostre caratteristiche fondamentali sono sicuramente la saggezza, l'intelligenza è abbastanza importante, così come la forza, assolutamente, e la destrezza. Le abilità che possiamo lasciare un attimo più, diciamo così, lontane sono la costituzione, che comunque negativa non ci dovrebbe mai essere, l'intelligenza un po' più bassa se vogliamo, o comunque allo stesso livello del carisma, perché entrambe ci danno notevoli bonus, carisma soprattutto, per quello che è Wild Empathy.
Se vogliamo ora andare a vedere un attimo gli archetipi che possiamo trovare, gli archetipi del Ranger possono essere trovati in Ultimate Combat, ad esempio. Nessuno di questi è particolarmente interessante se non occasionalmente. Ora non ricordo purtroppo, dovete scusarmi, ma in Inner Sea Saga, direi, esiste un archetipo molto molto interessante che ci permette di scegliere turno dopo turno quello che è il nostro nemico preferito, il nemico quindi in pratica allunga e fa diventare più potente Quarry, però non ricordo esattamente il nome dell'archetipo, quindi vi consiglio di andare a vedere Inner Sea Saga. Ora proseguendo andiamo in Ultimate Magic. Ultimate Magic invece è molto molto interessante perché aggiunge agli incantesimi la possibilità di porre delle trappole. Si possono porre delle trappole, posizionarle, crearle e così via, o con il talento posizionamento trappole qui in Ultimate Magic, oppure il nuovo archetipo ovviamente sarà Trapper. Ok, aggiunge quindi disattivare congegni alla propria lista, aggiunge trap finding, quindi capacità di scovare anche le trappole magiche, e dal quinto livello può cominciare a creare le trappole, posizionarle e lanciarle dal decimo livello. Andando avanti, ho pensato per voi a Mythic Adventures, nel caso voi vogliate creare una via mitica comunque per il vostro ranger, avrete la possibilità di scegliere tra Champion e pagina 45, eccoci qui, il Trickster, per via soprattutto della sinergia con il Trapper. Ok, quindi se scegliete quell'archetipo vi consiglio caldamente di utilizzare il Trickster come via mitica. E ora, in ultimo, guardiamo un attimo le razze possibili e variabili come scelte per il nostro ranger. Allora, un ranger ottimo può essere un ranger nano, così come un ranger mezzelfo, mezzorco o umano. Ovviamente l'umano è praticamente il top, perché ci permette di avere anche un bonus di più uno ai punti abilità, così come il talento, cosa di cui il ranger ha assolutamente bisogno. E il più 2 possiamo metterlo o in destrezza oppure in forza, come meglio crediamo. Per quanto riguarda i nani, invece, hanno ovviamente un bonus alla saggezza e hanno allo stesso modo la capacità di adattarsi già naturalmente agli ambienti sotterranei. Fattore che può non sembrare, ma aiuta moltissimo nelle campagne, soprattutto quelle piene di dungeon ovviamente, ma aiuta tantissimo ancora di più per quello che riguarda il ranger. Se volete un'altra digressione, potete scegliere ovviamente i drow sono ottimi, perché comunque sono una classe sbura, sono una classe veramente forte, quasi overpowered. L'unica cosa che hanno di male è la sensibilità alla luce, che comunque non è per niente invalidante con andare dei livelli, perché oggetti magici a go-go si possono trovare che proteggano dalla sensibilità alla luce. E per il resto direi stop. Se proprio dovete scegliere una razza esotica, a parte i drow, andate a scegliere qualcuno che vi aumenti saggezza e una delle due caratteristiche fondamentali, quindi destrezza per la via dell'arciere, forza per le altre due vie. Anche per oggi quindi è tutto, ragazzi. Spero vi sia stato interessante, sia stato interessante per voi questa classe, che io non amo particolarmente, ma studiandola e giocandoci assieme è veramente veramente forte, è divertente,
una razza, è una classe eclettica, è veramente un qualcosa di indescrivibile giocarci assieme. Può tirar fuori dal proprio cappello l'aggeggio giusto o la situazione esatta per andare a risolvere le problematiche che si incontrano in tutte le varie sfaccettature del gioco. Quindi è veramente una classe ottima, quella del Ranger. Molto, molto debole, soprattutto con la vita, soprattutto con la fragilità, se siete arciere di primi livelli. Se invece sarete The Switch Hitting oppure Two-Handed Fighter, già dai primi livelli comincerete a rullare chiunque o qualunque cosa vi si ponga davanti. Ebbene, questa è la mia review sul Ranger. Spero vi sia piaciuta. Io vi ringrazio tantissimo. Spero stiate apprezzando il lavoro che sto svolgendo, perché io lo faccio con tutta la passione del caso e penso continuamente a voi. Sto ultimando il mio acquisto per un computer decente, non che questo non lo sia, ma che mi permetta comunque un attimo di libertà in più. Ebbene, presto avrete mie notizie. Detto questo, io vi ringrazio ancora caldamente e vi mando un mio abbraccio. Ciao a tutti.